Un caro saluto a tutti. Desidero fare questo corto video per proporre la teoria modificata di come funziona la Luna. Un paio di settimane fa mi ha chiamato Droy Phil per raccontarmi delle rivelazioni di Santa Hildegarda, perché in queste rivelazioni descrive come funziona la Luna. Desidero semplicemente leggervi questo estratto della rivelazione che dice: quando la Luna cresce illuminata dal Sole, riceve il fuoco dalle stelle e dal sole, e quando diminuisce, infonde il suo fuoco alle stelle, ma non al sole. Per questo si contraddistingue come fosse una principessa, ma è sempre in un unico stato. Ma quando la Luna è completamente piena, poi rilascia la sua luce e la trasferisce alle stelle, che a loro volta le stelle diventano più luminose. Questo è veramente molto interessante. Negli ultimi mesi sono stato veramente occupato e molte cose sono cambiate per me. La mia vita personale non mi ha permesso di fare test sulla Luna, ma ho trovato che alcune volte la luce della Luna ha un effetto riscaldante ed altre volte invece sembra che abbia un effetto raffreddante. Così sono arrivato al punto di ammettere che ho fatto qualche cosa non giusta, ma ho sempre mantenuto la mia esposizione e lo stesso luogo quando facevo questi test. Ho sempre usato qualcosa perfettamente verticale per bloccare la luce della Luna e creare ombra. Usavo un oggetto sopra qualsiasi cosa stavo testando per evitare che il calore potesse sfuggire. Ma questo mi ha portato a riflettere perché invece accadeva proprio questo. Ho pensato che era dovuto alle fasi. Quindi, questa è la teoria. Durante le fasi crescenti della Luna, dalla Luna nuova alla Luna piena, la Luna, come descrive Santa Hildegarda, riceve fuoco o energia dal Sole e dalle stelle. Questo, per logica, crea una luce lunare che raffresca. Pertanto, durante le fasi crescenti della Luna c'è un effetto di raffrescamento. Poi, quando la Luna cala, da piena torna alla Luna nuova, la Luna fornisce alle stelle energia e le stelle diventano più luminose. E questo, logicamente, crea un effetto di luce riscaldante della Luna. Quindi, se teniamo traccia delle fasi e della temperatura, può essere un grande primo passo. Al momento non ho tanto tempo per fare questo, ma desidero iniziare a testarlo. Inoltre, essa ha affermato che la Luna non restituisce energia al Sole, come ho proposto nella mia prima teoria Fahrenheit. Penso che ero un po' fuori, ma ci sono altre cose che mi hanno portato a credere che andavano bene. Ma si trattava di una parte spirituale, non voglio entrare dentro questo, ma se avete studiato il lavoro di Eric Dollar, sapete che egli crede che il Sole non è una fonte inesauribile di energia, potrei sbagliarmi su questo e non so se funziona molto bene, ma l'energia arriva da qualcos'altro, ma non sappiamo da dove arriva. Sarebbe interessante sapere da dove arriva. Seguendo queste teorie, oltre a testare gli oggetti esposti alla luce della Luna crescente contro quella calante, possiamo confrontare la brillantezza delle stelle. Le stelle sono più luminose durante la fase calante rispetto alla fase crescente. Quando ho sentito ciò per la prima volta, ho voluto informarmi su questo argomento ed ho contattato Alex Caria, che forse poteva sapere perché lui fa ancora molte osservazioni di corpi celesti, usa il telescopio per la Luna, le stelle, queste cose, e fa un grande lavoro. E gli ho chiesto di questo ed è tornato con alcune immagini dove le stelle appaiono più brillanti durante le fasi calanti. È veramente una cosa impressionante. Non avevo pensato realmente, non avevo realizzato nella giusta maniera di paragonare la brillantezza relativa perché servivano fotografie e di una macchina fotografica nello stesso luogo, nella stessa posizione, o idee migliori di come le persone possono fare per filmare questi corpi celesti. L'ho fatto da solo senza sapere come avrei potuto fare meglio. Ora c'è qualcos'altro che possiamo testare. Perché succede che le stelle sono più luminose durante la fase calante? Ed abbiamo la luce lunare che raffredda durante la luna crescente e la luce lunare riscaldante durante la luna calante. È molto interessante, va di pari passo che la luna è simile a un condensatore, un congegno di immagazzinamento di sistema, un sistema che lavora diversamente da quello che originariamente va proposto. Questo è tutto quello che ho compreso e come le cose funzionano. So che
La corrente di massa non crede che questo sia vero, pertanto fino alla prossima volta io spero di poter testare questo, anche se sarò molto occupato. Adesso sono un marito e questo mi ha cambiato molto. Bene, fino alla prossima, pace.